Allora, buonasera, appunto eccoci con i registi di What is Left, un documentario appunto di Luca Ragazzi e Gustav Hoffer, e siamo qui appunto per fare loro qualche domanda. Iniziamo dal fatto che non è la loro prima volta qui all'Ischia Film Festival, infatti loro sono venuti qui anche 2 anni fa con appunto degli altri progetti che sono legati a questo lavoro. Parlateci magari ancora appunto dei progetti precedenti. Sì, diciamo che quello che state per vedere questa sera si chiama What is Left e noi lo intendiamo come la terza parte di una ideale trilogia sull'Italia. Nel senso, sono 3 film a sé stante, però hanno comunque un filo rosso. Il filo rosso sono che i protagonisti siamo noi, oltre a essere registi, produttori, montatori, sceneggiatori, e raccontiamo quello che sta succedendo al nostro paese visto attraverso i nostri occhi. Quindi, diciamo, ci mettiamo in gioco in prima persona e abbiamo una visione che è squisitamente soggettiva, ovviamente. È la nostra visione, quindi può piacere o non piacere, ma insomma è la nostra visione. E nella fattispecie noi raccontiamo sempre quello che ci sta succedendo, e così abbiamo cominciato 7 anni fa ormai con un film che si chiamava Improvvisamente l'inverno scorso, che ebbe molta fortuna, andò a Berlino, ebbe un premio al Festival di Berlino, vinse il Nastro d'Argento, ed era un film che raccontava quello che all'epoca stava succedendo quando l'allora governo Prodi stava provando a fare una legge per le coppie di fatto estesa anche alle coppie gay, che si chiamava Idico, ve lo ricorderete. E purtroppo a 7 anni da quel film non è cambiato nulla. Infatti adesso aspettiamo al varco Renzi, che a settembre ha promesso di fare di nuovo questa legge, e vedremo che succederà, se i temi saranno gli stessi e le argomentazioni accese di chi è contrario a questa legge. Poi invece 2 anni fa venimmo qui a Ischia con il nostro secondo film, che si chiamava Italy, Love It or Leave It, ed era un viaggio in Italia a bordo di una vecchia Fiat 500 alla ricerca di buoni motivi per capire se vale ancora la pena vivere oggi in questo paese nonostante tutti i suoi problemi. E invece questa volta abbiamo cercato di raccontare quello che ci stava succedendo nel 2013, quando sembrava che la sinistra avrebbe stravinto le elezioni, tutti i sondaggi la davano come super favorita, e invece poi l'entrata in scena di Grillo, il ritorno di Berlusconi hanno scombinato le carte in tavola. Per cui quello che vedrete stasera è un po' il diario di questo 2013 visto attraverso di noi. E poi il titolo è What is Left, che in inglese vuol dire cos'è sinistra, ma anche cosa è rimasto della sinistra, per cui c'è questo gioco di parola. E per noi era un po' anche, cioè, i nostri film nascono sempre da una cosa che ci riguarda personalmente. Un po' il film è nato anche a una cena con gli amici, perché ci siamo trovati a discutere di politica, come accade spesso, e tutti ci dicevano: sì, io vorrei votare a sinistra, ma che voto, che devo fare, che devo è? E da lì è nata un po' questa idea, perché credo che sia un po' una domanda che in tanti ci poniamo. Però poi, come registi, ci siamo trovati di fronte a un tema interessante, molto interessante per scriverne un saggio, ma molto difficilmente rendendolo cinematografico. Però poi, almeno così ci hanno detto, è un film che diverte anche, non è solo non è palloso, ci tengo a dirlo. Allora, invece volevo chiedere circa le location, perché appunto l'Ischia Film Festival è il festival delle location. I vostri lavori cosa hanno a che fare, diciamo, in che modo hanno a che fare con le location, con il setting? Beh, in questo senso il film di 2 anni fa, Italy, Love It or Leave It, era perfetto, perché era proprio un giro per l'Italia. Questo invece è ambientato a Roma, però si può intendere Roma come la madre di tutte le location, a mio avviso, perché è la location per eccellenza del potere, della politica, della Chiesa, quindi diciamo che è il posto dove le cose accadono. Quindi tanto più in un film come questo, noi non potevamo che girarlo a Roma, perché nella fattispecie, lo vedrete, nel film ci sono molti parlamentari, deputati, politici, e quindi non potevamo che trovarli a Montecitorio. No, non è palloso, vi giuro. Però, per esempio, ci tengo a dire invece che questo film però l'abbiamo fatto grazie al finanziamento della BLS, che è la Business Location Manager di Bolzano. No, come si chiama? Business Location Sud Tirol, perché lui è del Sud Tirolo. E così abbiamo avuto questo finanziamento, che ci ha consentito non di girare il film lì, ma di fare la post-produzione, quindi tutti gli effetti, la color correction, il mix audio, tutte queste cose abbiamo trovato dei professionisti, abbiamo lavorato molto bene. Tra l'altro era l'estate scorsa quando l'abbiamo montato, quindi c'era pure un bel clima lassù.
Ok, l'ultima domanda, poi vi lascio andare e lascio il pubblico in compagnia della vostra opera. Volevo chiedere come hanno risposto gli italiani ai vostri precedenti lavori e come hanno risposto invece le persone di fuori? Qual è stata appunto la reazione? Beh, diciamo improvvisamente l'inverno scorso, anche grazie al premio a Berlino, è un po' diventato il manifesto della battaglia per i diritti delle coppie di fatto. E ebbe molta, molta fortuna sia in Italia che all'estero. Italy Love It or Leave It, alla sua prima, il Milano Film Festival, ha avuto il premio sia della giuria e anche del pubblico, poi è uscito in sala dove è andato per un documentario anche abbastanza bene, e però diciamo Italy Love It or Leave It ha avuto più successo all'estero, anche perché l'Italia ovunque vai nel mondo è un paese che amano. Il film è andato a più di 200 festival, è uscito in sala in Nuova Zelanda, in Argentina, negli Stati Uniti, in Canada, eccetera. E invece questo What is Left, pensavamo che fosse un film molto, molto italiano, ma poi per la nostra grande sorpresa è appena uscito in Germania, in Austria e in Svizzera, per cui siamo molto contenti. Sembriamo super fanatici, scusateci. Va bene, allora dai, si è fatta una certa e quindi direi che buona visione, dura 1 ora e un quarto e speriamo che vi diverta e vi faccia riflettere, perché quello che vedrete stasera vi sembrerà preistoria, eppure è solo successo 6 mesi fa, eppure sono successe talmente tante cose in Italia nell'ultimo anno che veramente secondo me per capire bene l'oggi è giusto rivedere e ricordarsi un attimo quello che è successo l'anno scorso, perché il 2013 è stato un anno particolare secondo me. Va bene, allora ringraziamo ancora Luca e Gustav. Vi auguro buona visione.